Ormai mi sto emozionando, intervista dopo intervista a dire amici della Gaijin, che cosa fai? Oh, ho sbagliato, dovevamo dire amici della Gaijin. Benvenuti a questa nuova intervista con le stelle di Hokuto, una bravissima cover band. Ciao a tutti. Ciao. Bravissima cover band che abbiamo visto di recente a Lucca. L'anno scorso. Ah, ok, l'anno scorso per l'esattezza. Benissimo, faremo alcune domande consuete anche del contesto. Allora, intanto, questa passione di suonare, quest'idea di realizzare una cover band, da cosa è partito? Chi vi risponde? Rispondo io. Sei più adatto. Signore abbronzato. Rispondo io. In realtà è partita proprio per passione, passione per le sigle della nostra infanzia, sigle per cui siamo passati un po' tutti, no? Il problema al massimo era trovare qualcuno disposto a puntarci. Poi col tempo abbiamo costruito lo squadrone, insomma, e il resto è storia. Parlavate appunto di costruire una squadra, quindi nel tempo suppongo abbiate cambiato membri, avete scelto i migliori. Come vi trovate fra di voi adesso e che progetti avete per il futuro? Sì, ti rispondo io volentieri. Dunque, noi ci odiamo tutti moltissimo, però diciamo grazie a quest'odio abbiamo costruito comunque una struttura molto solida, nel senso che alla fine ci controbilanciamo, per cui sopravviviamo e siamo molto felici di questo. Sì, da una parte o dall'altra. Ad ogni modo è vero, diciamo abbiamo cambiato diversi membri della band, quelli bravi li abbiamo fatti andare tutti via, adesso ci siamo concentrati sui peggiori, sui più antipatici, quelli più stupidi proprio, che siamo noi, che potete facilmente capirlo, e quindi andiamo benissimo così, viaggiamo proprio a velocità di crociera. Ah, non è finito? Ok. Ah, perché giro. Qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro? No, l'abbiamo detto tutto. È stato chiaro, esatto, è vero, sei stato veramente intrattenuto. Allora, ragazzi, farò la strada. Volevo dirvi, a cosa vi ispirate? Avete un modello da seguire per quello che fate? Cioè, sì, facendo cover band ce l'abbiamo un modello da seguire, però in generale qualcosa che vi ha ispirato e spronato. Oddio, mi vengono solo le risposte volgari, vai Simone, vai tu. No, meglio che vado. No, dunque, sicuramente, diciamo, se posso dare una risposta seria questa volta. Puoi darla. Sì, allora, diciamo che noi ci ispiriamo ad un tipo di spettacolo misto, musicale e diciamo riempito da scenette divertenti, molto molto intrattenimento. Diciamo un po' stile Elio le storie tese, più o meno, per fare un nome, giusto, proprio se ne devo fare uno. Però sicuramente anche, diciamo, i concerti, quelli degli autori delle nostre sigle, Giorgio Vanni, Cristina D'Avena, che noi seguiamo dovunque, diciamo, no, sono un po' davvero, i nostri punti di riferimento. Esatto. Proprio lui, quindi dai, ti hanno dati un po'. U2 per U2 sicuramente. Beh, i Metallica non vi sentono perché c'ho solo il microfono. Gli U2 dicevano, e i Metallica sicuramente li devo nominare, anche perché ci hanno aperto un concerto, sì, a Roma recentemente. Lui ride perché pensa sia falso, ma in realtà è piuttosto vero, nel senso che due giorni prima di noi sul palco dell'Ippodromo hanno suonato i Metallica. Poi sì, ci volevano anche aspettare. Ci tenevano, ci hanno voluto anche aspettare, e abbiamo detto no, tornate a casa, perché guarda, noi abbiamo da fare, quindi non vi potremo dare troppe attenzioni. Quindi diciamo anche loro, però gli volevo dare questo contentino in questa intervista. Ah, giusto. Vorrei sapere come è nato questo progetto, come vi siete trovati fra di voi, insomma, come siete riusciti a mettere insieme questo gruppo, sì, che aspettative avevate e come invece adesso essere riusciti a creare un vero e proprio gruppo e stare davanti a tanti fan. Ma lo dico io. Principalmente in siti di incontri, poi anche, c'era Badun, anche dietro lo stadio ci siamo trovati così, di Bari nella gran parte dei casi. Lo dobbiamo dire che siamo di Bari? No, non lo dico, non siamo di Bari. È vero, effettivamente quasi tutti siamo di Bari. Abbiamo una piccola parte di noi. Diamo uno spoiler, di dov'è? È proprio qui di Reggio, perché insomma questo è il solito gioco delle raccomandazioni, poi siamo qui perché lui conosce, sì. Ho tirato i fili giù. E poi abbiamo lei, la piccola Alessandra, che non è italiana, non è del profondo Salento, quindi
zona Similecce, ecco, per intenderci. E come ci siamo trovati? E come ci siamo trovati? Io l'ho detto, in siti di incontri principalmente. Però non mi credete. La risposta è: ci siamo trovati male fin da subito. Cioè, è proprio evidente la risposta. No, come ci siamo trovati? Per caso. No, lui ha cominciato a chiamare gli amici. Cioè, proprio gli amici. Lui era il bullo del quartiere che ci picchiava quando eravamo giovani. Lui è quello antipatico che però conosciamo dalla vita. Lui è bello soltanto. Non sappiamo neanche cosa faccia. E loro l'abbiamo detto. Davide è piovuto dal cielo. Senza nessun giorno ce lo siamo trovati. Ed è vero. Cercavamo un tastierista, è arrivato lui. Non è amico di nessuno. Non era amico di nessuno. E continua a non essere amico di nessuno. Il che... non so come sia finito qui. Però sua madre ci ha regalato un sacco di dolci. Grazie. Ringrazio la parte. Non è che vogliamo sapere tutti i fatti. No, beh, parliamo di mia madre. La domanda era: come vi sentite comunque ad aver iniziato magari fra di voi parlando di questo progetto e poi arrivare veramente su un palco davanti a tanta gente che vi ascolta e che comunque aspetta di sentirvi suonare e cantare? Questa è un'ottima domanda, puoi rispondere lui? No, io. Rispondi tu se hai il coraggio, che non è io mi vergogno tanto perché no, io sono loffissimo a suonare, si può dire loffo, sono molto scarso a suonare, è incredibile, secondo me è un rapporto quantità di concerti suonati, abilità proprio incredibile, però ce l'ho fatta e questa è una dimostrazione che anche tu ce la puoi fare, che non sai suonare davvero. Tu che sei dietro la macchina. Chiunque tu. Un messaggio molto no, scherzo, lui è bravo, infatti parla lui. Ciao, sono bravo, parlo io, me la tiro un sacco, e però c'è da dire che davvero da piccoli, cioè, tipo lui lo menavo. Lui quello compie un muscolo, cioè il... No, è quello perché no, quello non si può dire perché. Pugni. Vabbè, ma quella me l'ha data lui, guarda. Tipo lui sarà il prossimo, però siccome ci ha ospitati, è stato tanto gentile a darci ospitalità qui a Reggio. Ragazzi, insomma, non... perché sennò sta. Aspettate, voglio ancora parlare. No, devi ridarmi un oggetto, altrimenti. È un tirapugni, esatto. Naturalmente stiamo glissando la domanda che non mi ricordo. Non gli interessa la domanda non era interessante evidentemente. Invece ti rispondo io ad una domanda. Come vi trovate qui a Reggio Calabria al Comics? Benissimo, abbiamo preso 2 kg, siamo qua da 6 ore perché si mangia qua, non c'è proprio nulla da fare, cioè qua ti riempiono di cibo, anche se non, cioè, non puoi dire di no, dolci, carne, pesce basta, non gli interessa. Questa era la domanda interessante, vero? Poverina. Il momento del domandone finale. Non so già la risposta. No, è semplicemente una domanda che faccio spesso. Aspirazioni per il futuro? Cosa vi prospettate di fare? Ambizioni? Sopravvivenza. Aspetta, perché devo rispondere in modo non arrogante. Rispondi tu, mi spavento. Perché? No, dai, darò una risposta seria. Ci provo. Non ci riesco mai, però ci provo. No, dunque, noi siamo musicisti, tra virgolette, per passione, nel senso che nella vita facciamo altro. Sicuramente quello che ci sta dando grande soddisfazione in questo periodo è la possibilità di suonare nelle fiere più importanti d'Italia. Abbiamo suonato a Lucca, abbiamo suonato al Cartoon Heroes a Roma, insomma, siamo qui a Reggio, adesso in Puglia ci sono un sacco di fiere immense, enormi, con ospiti grandissimi. Ci chiamano, noi siamo felicissimi, anche perché non sappiamo perché ci chiamano, probabilmente per autolesionismo, e noi li assecondiamo perché diamo loro ciò che vogliono e diciamo, quindi sì, sicuramente l'aspirazione è continuare così, direi, dai, ci accontentiamo. Vuoi aggiungere qualcosa? No, è una nota di servizio, è interessante come sei riuscito a tenere il badge girato e coprire comunque la stella di Ocuto, che è bellissimo, bravo Simone, complimenti, grazie. Interessantissima per chiedere un'intervista. Chiudiamo. Volentieri. Ok, ragazzi, sono loquaci, certamente questo è in dubbio. E quindi vi salutiamo dal Comics di Reggio Calabria insieme alle stelle di Ocuto, che vedrete ovviamente suonare in altre fiere, quindi andate a sentirli. E un bacio a tutti della Gaijin, ciao! Ma da chi il bacio? Aspetta! A tutti! No, da parte nostra soprattutto. Vabbè, lavoriamo per la Gaijin, quindi dalla Gaijin. Ciao! Ciao Gaijin!